Cari amici, ben trovati qui sulle nostre video newsletter. Siamo la sesta video newsletter, quindi quella relativa alla sesta settimana del nostro Fiat Libre 2024. Una settimana che prevede tre appuntamenti, tutti per adulti, ed è la settimana che va dal 17 al 19 di ottobre. Partiamo appunto il 17 ottobre. Siamo a Villongo e a Villongo troveremo due abitué del nostro Fiato ai Libri, ossia Edoardo Ribatto e Luca Olivieri. Edoardo Ribatto alla voce, Luca Olivieri alle tastiere e all'elettronica, e ci presenteranno Mattino e Sera, questo libro di Ian Fossey, che è il vincitore del premio Nobel per la letteratura del 2023. Vedrete? Un libro piccolo, ma di una intensità straordinaria. Il giorno dopo, quindi sto parlando di venerdì 18 ottobre, ci trasferiamo a Montello per la terza e ultima puntata, diciamo così, del nostro La storia di Elsa Morante. Finora abbiamo veramente raccolto un consenso incredibile, ma sia per la qualità di quello che facciamo, ma anche numerico, diciamo. Tantissime persone stanno venendo a questa nostra proposta e quindi vi ringraziamo. E di nuovo troverete in scena Arianna Scommegna e Giulia Bertasi. Infine, la settimana si concluderà il 19 ottobre, ci trasferiamo a Scanzo Rosciate, ci trasferiamo nel teatro dell'Opera Pia Piccinelli, quindi la casa di riposo di Scanzo Rosciate. Perché andiamo lì? Beh, perché vi presenteremo una lettura che ha come tematica generale quella della demenza senile, della fragilità, ma come sempre cerchiamo di fare, lo faremo da una prospettiva certamente non convenzionale, ossia utilizzando il libro, quindi mettendo in scena il libro Le memorie di un assassino dell'autore coreano Kim Jong-ah, che è proprio la storia di un serial killer affetto da Alzheimer. E capite quindi tutto quello che questo comporta. Quindi, come al solito, una settimana molto variegata, una settimana dove speriamo di trovarvi numerosi come siete stati finora, e non ci resta che salutarci con il nostro consueto fiato ai libri!